Benvenute e benvenuti alla quarta lezione. Primo argomento, poco fa ho messo online il compito per la prossima settimana. Vedete che sotto gli assignment per i compiti a casa c'è il current e ci sono gli old, per cui resteranno tutti i temi dell'anno. Il current questa volta è relativo a NetLogo. Seguendo gli examples dello starting e l'inizio del tutorial, scrivete un programma, anche molto semplice, che crei delle tartarughe e move them around randomly, con qualche differenza rispetto agli esempi che avete visto, e opzionalmente, ma raccomandato, cercate di introdurre qualche forma di interazione. Domani, proprio come ultimo argomento domani, faremo un esempio di interazione in più. Oggi ne vediamo già uno, ma domani ne vediamo... ne abbiamo già visto uno ieri, semplicemente cambiavano colore. Oggi ne vediamo un altro, domani ne vediamo un altro ancora. Domande da parte vostra sulla lezione di ieri? Procedo. Il menu di oggi tra l'altro ho pensato che qui in Notes and Links oltre che la data delle lezioni metterò anche il numero perché così il numero corrisponderà alla numerazione che c'è nei file online delle lezioni se no non c'è una relazione chiara. Ieri eravamo arrivati, vedete che il disegnino che ho fatto ieri l'ho riportato, per cui man mano che faccio un disegnino, taglio e incolla, lo infilo nelle note. Ieri eravamo arrivati a considerare il modello segregation nella sua versione quadrettata. Ripasso rapidamente, anzi lo apro perché è comunque importante guardare un aspetto. Ieri ero stato forse un po' troppo veloce a trovare il file, vi faccio notare che dentro a NetLogo abbiamo una collezione di modelli, una biblioteca di modelli che si scarica semplicemente installando NetLogo di tantissimi tipi e questa qui, la Models Library, che ha un capitolo di sample models, uno di curricular models che suggerisce che facendoli tutti si impara tutto, 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 uno di code examples che ne ha dentro di interessanti per quello che riguarda le estensioni di NetLogo e poi dovrebbe avere, da qualche parte c'è GIS, e no, non è qui. Il GIS, il Geographical Information System, è un sistema di carte geografiche che copre tutto il mondo, a dettaglio anche molto molto fine. Per Torino si è disegnato il numero civico dei palazzi sulle strade, quindi è un dettaglio estremamente fine. Normalmente sono online gratis e si possono fare dei lavori geolocalizzati. Non è banale, ma è molto interessante, molto molto interessante. Le mappe del Piemonte e di Torino so che ci sono tutte, ma credo di tutta Italia. Vediamo dove sono i GIS. No, non sono dove li cercavo. Code examples? Non c'erano. Qui non ci sono. Sono sicuro che ci sono, ma li cercheremo. Adesso non perdiamo tempo a cercarli. Ci sono almeno tre esempi di GIS. Ah, forse sono dentro le perspective demos, no, assolutamente. Sono, mi sa, dentro l'extension sample. Ah, grazie. Ottimo suggerimento. Eccolo qua. Grazie. E ne guardiamo uno, quello più grande, il general, viene il mondo intero.
questo è il GIS del mondo, diamogli un po' di tempo, deve disegnare il mondo. Ah no, bisogna fare il display forse. Ah sì, non fa il display di nulla se non chiediamo a pezzi, per esempio queste sono le città, questi sono i fiumi, queste sono le nazioni, e dietro sono delle grandi tabelle. Il linguaggio del GIS è complicato ma non difficile, e possiamo anche aggiungere nostre informazioni dentro a queste tabelle, con il che non avevo pensato di farlo in questo momento, ma sottolineo l'importanza di poter far interagire le patches, cioè i quadretti in cui il mondo di NetLogo è suddiviso, con il GIS. Se io posso sapere un'informazione che sta nel GIS, adesso lo pronuncio all'italiana, in un punto che sta dentro ad una patch, ad un quadretto, posso sapere dal quadretto l'informazione del sistema geografico e quindi avere una interazione degli agenti. Se avete fatto il tutorial, avete già scoperto che le tartarughe, come vi dicevo ieri, guardano la patch e ne vedono gli attributi. Volevo solo vedere qui i settings come sono. Per esempio, questo è un mondo 145x73. Se io faccio clic qui, a caso, destro, mi dice che posso fare l'ispezione della patch in meno 44 o meno 14. E in quella patch posso fare in modo di leggere i valori del GIS. Divagazione dovuta al fatto che mi è venuto in mente la questione del GIS. Volevo riaprire invece Segregation, che sta in Social Sciences, quindi quassù, e abbiamo visto ieri. Perché ho voluto riaprirlo? Perché voglio farvi notare che il codice è piuttosto compatto. Una abilità nello scrivere un programma con un linguaggio molto strutturato come NetLogo, che ha tante capacità già di base, è quello di non scrivere troppe righe di codice. Perché? Perché rende il programma molto più comprensibile agli altri. Se io devo decodificare un programma di simulazione di 1000 righe, ci passo 2 giorni, se basta, e magari non lo capisco neanche. Se sono 150 righe, 200 righe ben scritte, senza usare mai trucchi di programmazione, quelli dovrebbero essere parte della buona educazione, non usarli, perché se mettiamo un trucco di programmazione comprimendo 4 istruzioni in una, molte volte è possibile, rendiamo non comprensibile agli altri quello che abbiamo fatto, e magari neanche a noi stessi dopo 3 mesi. Come vedete sono non tantissime righe di codice. Qui tutta la dinamica è fondata sulle tartarughe, le nostre turtles, che se scontente si muovono in una patch libera, se scontente. Però devono stare una per patch. Io, proprio per fare un esercizio con degli studenti a cui stavo presentando l'uso di NetLogo per tutt'altro tipo di applicazioni rispetto a quelle che possono interessare a voi, studenti di un corso di scienza dell'educazione, che possono usare in 2 modi NetLogo: per interagire con i ragazzi e ragazze, oppure per simulare il comportamento delle classi. Vi farò vedere qualche cosa su questo più avanti. Ho deciso di scrivere insieme, dedicandogli un paio d'ore una mattina, tutti insieme, collaborando, una versione di Segregation senza il vincolo delle patches. E adesso lo apro, lo scarico, è online, e lo apro.
Questo browser è molto veloce, ma con almeno con macOS non è capace a aprire direttamente una finestra in un nuovo schermo. Vabbè. Qui in sotto gli esempi, sotto netlogo, abbiamo continuous segregation. Bottone destro, salva file, salva link con nome. Non mi risponde, come mai? La rete c'è. Eccolo qua. Qui davvero sono poche, poche righe di codice. Però possiamo divertirci a mettere più di due colori con un piccolo cambiamento. Adesso lo faremo. Allora, le poche righe di codice sono queste. Guardate quante poche righe di codice sono sufficienti a fare. Ci ho impiegato 2 ore perché l'ho fatto fare a loro. Io facevo il dattilografo, chiedevo idee, poi discutevano, quando si mettevano d'accordo io lo facevo. Il setup crea n tartarughe, mi dimentico sempre di ingrandire, scusatemi. Il setup crea n tartarughe e prende questo valore n da uno slider che sta qua. Questo slider qui, d'accordo? Fermatemi se ci sono dubbi. Ah, mentre guardiamo l'interfaccia, vi faccio notare che qui ho usato come bottoni i due nomi più comuni negli esempi di netlogo che scaricherete. Non create, move o qualcosa del genere, ma setup come primo bottone e go come secondo. Così chiunque scarica l'applicazione ci si ritrova. Qui ho dimenticato di disattivare Go, a titolo di esempio lo faccio adesso, con questo click diventa disattivato e grigio, non può funzionare finché non faccio setup. Perché setup accenderà l'orologio e Go se ne accorge, accende l'orologio qui. Poi in verità in quell'esempio abbiamo dimenticato di far andare avanti l'orologio. Viene acceso ma non viene fatto procedere. È semplice, lo faccio adesso. Qui scrivo tick. A ogni ciclo l'orologio farà un passo avanti. Perché altrimenti continua a iterare il comando senza avanzare il tempo. Senza avanzare il tempo. Lo vediamo qua. Qui c'è scritto ticks, resterebbe sempre a zero. Se non mi serve, di fatto è inutile. Mi serve se voglio far succedere qualche cosa, se il numero dei ticks è maggiore di, minore di, insomma. Se non mi serve, qui non mi serviva. Quindi alla nascita fissiamo due cose. Le tartarughe messe a spasso casualmente, come avete già visto ieri, e poi costruiamo un elenco di colori. Qui con solo due colori, aggiungere un colore vorrà dire cambiare il funzionamento del modello, perché invece di essere due colori saranno 3, o 1000, direi di no. Chiediamo alle tartarughe, ricordatevi che questa è la chiave di tutto, sostituisce un ciclo for in altri linguaggi. Questa annotazione che adesso è sparita, ma l'annotazione che avevo fatto ieri, questa. Poi ci vorrebbe un ciclo che fa girare più volte la simulazione, il ciclo del tempo, e in netlogo non lo costruiamo, salvo casi eccezionalissimi, perché abbiamo la ripetizione di un bottone che fa per noi la stessa cosa. Ok? Questo è lo schema base. Non ci danno la multa se non lo facciamo, ma semplicemente confondiamo le idee al lettore. Chiediamo alle tartarughe di controllare se nel raggio
ce n'è più di zero. Quindi invece di usare, ieri abbiamo usato nobody, qui invece usiamo l'aritmetica. Se il count delle altre tartarughe, chiarissimo, io ci sono sempre, io che sono il protagonista, chiedo alla tartaruga 5, la tartaruga 5 c'è. Quindi se il count delle altre tartarughe in radius r è diverso da 0, vai avanti. Let, ieri ne ho parlato troppo in fretta, adesso lasciatemi precisare meglio. Le variabili globali sono definite o all'inizio con la paroletta globals o nell'interfaccia tramite un qualche bottone che definisca la variabile. Quelle sono viste dappertutto. Le variabili globali vengono modificate come sono modificate come contenuto con il comando set. Quelle strettamente locali sono generate con il comando let, che genera la variabile e le assegna un valore, modificate con il comando set. Quindi una volta che sono state create si usa set. In questo caso viene creata e automaticamente le viene assegnato, immediatamente le viene assegnato un valore, ma quando faremo un altro ciclo all'interno dell'AskTartles la variabile è sparita, perché ha solo un valore temporaneo nel momento in cui il ciclo è stato eseguito, viene rieseguito, sparisce. SimQ voleva dire quantità di similari, perché il nostro agente è contento se ha una certa quantità di vicini. Va bene? Tutti d'accordo? Count, le altre tartarughe nel raggio con colore uguale il colore di me stesso. Questa è una complicazione, ma d'altronde non credo ci fosse un modo più semplice di farlo. Chi è me stesso? Pietro Terna? No. Io sono observer qui dentro. Quindi AskTartles ha pigliato la tartaruga 9. La tartaruga 9 è temporaneamente il protagonista, quindi è myself. E sta contando le tartarughe in un certo raggio che hanno un colore uguale al colore di me stesso, il signor 9. D'accordo? E se guardate il manuale c'è una frasetta molto precisa che dice: è l'indirizzo dell'agente che ha iniziato il calcolo, l'elaborazione. Poi c'è anche self, che sarebbe quell'altro. È molto ambigua come cosa, Però, davvero, per difendere gli autori di Netlogo, credo non ci fosse una soluzione più semplice. Avete capito questo myself cosa vuol dire? Se qualcuno ha dei dubbi, non si preoccupi di torturarmi. Non ho capito cosa è self. È meglio che lo spieghiamo in un caso in cui capita. La definizione è molto cattiva, perché se vado qui in dictionary e scrivo, in questo caso lo cerco semplicemente sotto S, self. Reports this turtle patch or link. Dice, ma allora è myself? No. Self and myself are very different. Self is simple. It means me. Myself means the agent who asked me to do what I am doing right now. Quindi, se io chiedo a lei di portarmi un caffè, lei deve portarlo a myself. Se io dico si beva un caffè, lei deve portarlo a self. Non è la cosa più chiara del mondo, Però sapete come faccio io? Provo. Se poi non fa quello che pensavo, vuol dire che ho sbagliato. Ok?
Come vi ho detto, questi signori scrivono il minimo di parole indispensabile, che va anche bene, eh? Non ne sprecano mai neanche una. Ok, torniamo. No, non volevo fare questo. No, cosa ho combinato? Mi scusi. Perché? Ah, ecco, scusi. Ecco. Dica. Myself è come this in C++. Myself è l'equivalente di this. Self sarebbe l'equivalente di this, secondo me. Una bella discussione. Myself, cioè come se chiamasse, cioè, esegui una chiamata alla funzione, quindi dovrebbe essere l'equivalente di this. This, ha ragione lei. Ha ragione lei. In questo caso conta quanti sono uguali a lui e lo divide per quanti ci sono lì e così fa una percentuale, fa una quota, non una percentuale, fa una quota, d'accordo? Notate che in netlogo non c'è il concetto di numero intero, quindi la divisione tra due numeri dà sempre un reale, non può capitare che 2 diviso 3 fa 0, in qualche linguaggio sì. In Python 2 era così, poi in Python 3 l'hanno tolto, ma si può farlo succedere. 2 diviso diviso 3 fa 0. È utile, è utilissimo. L'aritmetica intera risolve una incredibile quantità di problemi. Prima Alessio mi chiedeva come si fa a passare dall'altra parte del toroide e il resto della divisione intera, avendo come divisore la dimensione dello spazio. E se sono finito in 83 vuol dire che sono in 3. 83 diviso 80, il resto 3. Però divisione intera, chiaramente. Il problema è se sono finito dall'altra parte, il negativo, e allora Python è perfettamente definito sull'aritmetica dei numeri interi, anche per la divisione tra interi con segno difforme, che è tutt'altro che banale, mentre gli altri linguaggi non lo sono. Anche per l'arrotondamento. Ne parleremo una volta. Scusate, un po' la tendenza a divagare, ma può anche essere utile. Se il calcolo che ho fatto della quantità di similari che ho intorno è minore di quanti ne desidero, scappo, senza razionalità. Attenzione, non c'è razionalità. Non è che hanno imparato con il reinforcement learning che gli conviene andare nella direzione dove c'è più dei loro amici. A caso, gira la testa, verso destra in questo caso, e fa un balzo in avanti di lunghezza casuale. Ho usato random per i gradi, ma non c'è un buon motivo, potevo usare anche random float per i gradi. Random float mi dà un valore continuo, quindi mi dà 310,93. Poi per la distanza invece, ma era per fare degli esercizi, per la distanza ho usato random float di R, e cioè balzo della stessa lunghezza massima del raggio, così ho un minimo di proporzione, il raggio della mia vista, e come se fosse un agente che considera solo quella zona lì del mondo. Non è insensato. Io ho quella visione del mondo, salto lì dentro. E però a caso, random float è da 0 fino ad R. Tra l'altro credo che nel random float non è strettamente inferiore, ma è uguale al limite destro. Mi sembra. Con l'occasione, per rispondere a questo mio dubbio, vi faccio notare che se io faccio clic destro su una funzione di netlogo o quick help. Quick help mi porta direttamente nel dictionary sul punto giusto. No, strictly less anche in questo caso. Va bene, abbiamo verificato, mi ero sbagliato. Vediamolo. L'effetto è interessante. Qui ho messo 45% di simili e tante tartarughe in un mondo che è il solito 33x33, quindi 33x33 fa più di 1000, non so quanto.
e vedete che la segregazione si è formata. Una volta che la segregazione si è formata, non si muovono più. Qui c'è un effetto che non si vede se abbiamo la carta a quadretti. Se io dico che siamo contenti ad, per esempio, al 20%, non si muove nessuno se il raggio è abbastanza grande. Non è guasto. Il 20% ce l'hanno già lì vicino. Quindi non ho bisogno di muoversi. Notate che se io modifico questa variabile durante l'esecuzione, l'effetto è immediato, perché tutte le volte fa il confronto calcolando il raggio R. Se il raggio R è cambiato, non può che essere modificato il risultato. Non è che si era fermato e non faceva niente, continuava a calcolare, ma non muoveva. Adesso questa richiesta che ho introdotto è esagerata, e quindi ha molta difficoltà e probabilmente non troverà mai una soluzione. Però se non avesse aggiunto il codice, sa che non lo so, secondo me lo faceva lo stesso, perché questa è comunque, questo valore qui è comunque una variabile globale, quindi nel momento che la modifico. Faccio così, non c'è inganno, ho commentato, non c'è più. Faccio come quelli del gioco delle tre carte, non c'è inganno. Allora, facciamo come prima. 20, setup, go, nessuno si muove. Si muove. Sì, perché in pratica il fatto che tick non sia pilotato non cambia questo valore. Ma io non lo guardo, nel programma non lo guardo. Guardo similar è cambiato. È una global, è una variabile che sta lì, adesso ha un contenuto diverso. Vi informo anche, poi le do la parola, di una cosa molto interessante. Io da programma posso modificare lo slider. Se dico che similar vale 0, vedo che lo slider va a sinistra. Funziona nelle due direzioni. E mi serve... In Chameleon c'è un bottone di resetta i valori default che mette a posto tutto, perché riassegna i valori che si aspettava. Dica pure. Settando i diversi modi, alcune volte si raggiunge l'equilibrio, altre volte no. Sì. Ma è possibile stare con una relazione semi-analitica al variare? Se la fa, le do un premio sotto forma di numerosi caffè. Ho sempre dei dubbi che sia possibile perché c'è lo spazio di mezzo. Il problema è mal definito perché dipende da come si sono messi. Potrebbero esserci delle configurazioni estreme in cui non può succedere. Qui non abbiamo il limite della densità. Io qui ho messo 760, ma posso benissimo decidere che il massimo è 10.000. Tanto in ogni punto ce n'è uno. Scusate, in ogni punto, addirittura in ogni punto può essercene più di uno, e i punti sono definiti con 9-10 decimali, perché se io prendo a caso uno di questi e ci guardo dentro, Tartar 45 inspect, mi dice che sta in x 4,0745 12 decimali. Quindi intanto averne due nello stesso punto non è così probabile. E poi anche se ci sono non fa nessun controllo. Quindi, avendo chiesto adesso 10.000 agenti, il mondo sarà densissimo. Se non metto una quantità esagerata di simili desiderati non si muove nessuno. Perché se metto, non so, 50, escludo che si muovano, perché certamente metà dei vicini sarà dell'altro colore. Così densi, si muove nessuno, si è mosso qualcunino lì, quelli proprio sfortunati. Se invece aumento molto, si metteranno ad agitarsi, ma neanche poi tantissimo. Talmente fitti che in ogni quadretto ce n'è una quantità enorme, quindi
potrei provare ad abbassare molto il raggio. Se abbasso molto il raggio, probabilmente si agitano. Sì, è successo. Vedete quante cose si possono far dire ad un semplice modello. Ma scusa, il fatto che i simili siano al 50%, anche se sono molto densi, cosa cambia? Cioè, il valore assoluto avrà molti vicini, ma potrà capitare lo stesso che più del 50% sono diversi. Sì, più il numero è grande, più per la legge dei grandi numeri, per il teorema del limite centrale della statistica, scusate, la legge dei grandi numeri in questo caso non c'entra, per il teorema del limite centrale della statistica più è certo che sono sulla media. Se fossero infiniti sarebbe la media. Sì, ma c'è comunque metà della probabilità che siano di più. No, metà della probabilità, beh, niente, è una gaussiana. È certamente una gaussiana. Queste sono distribuzioni flat. La somma di numeri equiprobabili qualsiasi, purché indipendenti, produce una gaussiana. Quindi la media ha il valore della media di una gaussiana. Certo, posso discostarmi, infatti succede. Adesso che ho messo un raggio molto piccolo e ho chiesto un'esagerazione, tutti uguali a me, o quasi, no, tutti, vedete che il problema non ha soluzione, c'è sempre qualcuno che si agita. Torniamo a dimensioni normali, proviamo a mettere quattro colori. E lo faccio perché vi voglio mostrare che se scriviamo i programmi bene, questo è un programmino, se scriviamo i programmi bene, le modifiche sono non difficili. Qui metto 40% e metto di nuovo un raggio significativo, 6,5. Cosa devo modificare? Qui nell'elenco ci aggiungo blu, con la L possibilmente, e adesso automaticamente avremo tre famiglie, ma io cerco sempre i miei simili e le cose si complicano. Tenderanno a formarsi tre famiglie, ma non è così semplice, sta accadendo. Ok? Se avete voglia di fare un esperimento con l'uso della versione 3D, scaricando NetLogo, avete scaricato anche NetLogo 3D, che semplicemente usa nello spazio l'asse Z. Quindi dategli tre dimensioni e fate la stessa cosa. Sarà carino, vengono queste nubi di tartarughe che si dispongono. Ok? Basta con questa digressione, non ho nient'altro da dire su questo. Questo che tipo di interazione è? Certamente è un'interazione tra agenti, non c'è minimo dubbio, però non di un agente con un altro agente specifico, bensì un agente con una situazione globale di altri agenti. Ok? Domande? Grazie delle domande che avete fatto. Nient'altro? Riassumiamo un attimo la questione delle variabili e poi ci dedichiamo ad una escursione in economia. Dopodiché tutti si alzano compatti e se ne vanno. Spero di no. Avvisatemi prima almeno, così spengo la registrazione e non faccio la figuraccia. Dite, sento parlare, chiedete, immagino che non stiate parlando di altro, chiedete e fate un favore a tutti. Ma nella mia regia prima c'è parlare di economia, facciamolo, poi ritorniamo su NetLogo, così non mi dimentico. Per parlare di economia e poi usare i principi di economics per ragionare sulla economy di una certa nazione, di una certa area, di quello che vogliamo immaginare, della città di Torino, tutto quello che vogliamo, è necessario sapere un po'
fare di conto. Non sopravvalutiamo l'importanza dei conti dell'economia, ma neanche buttiamola via. Prego, dite. Voi siete ancora sull'argomento precedente. Sì, no, così non ascoltate quello che dico adesso. Io vi dico il conto esatto. Sono 39 anni che insegno. No, di più. Ne ho 75, ho sbagliato a fare i conti. Sono 37 anni che insegno. Quindi io al volo vedo cosa sta succedendo nell'aula. Ci sono due tipi di docenti, quelli che non guardano mai gli studenti e quelli che li guardano sempre. Io preferisco quelli che li guardano. Dite. No, vabbè. No, niente. Perché ho provato a guardare il 3D, però giustamente ho fatto soltanto su un piano ed era interessante. No, è mappato su tre piani, bisogna vedere le primitive. Cioè, no, perché il raggio diventa una sfera, insomma, sì, esatto. Tutta una serie di pasticci. Vi raccogliamo un attimo. Bisogna cambiare il codice per farlo funzionare in 3D. Sì, e loro, come autori, dicono: non investite troppo in modelli nella modalità 3D, perché può darsi che cambieremo tutto, cioè non garantiscono la retrocompatibilità. Io, per esempio, con un ricercatore di urbanistica, ho un modello che prima o poi pubblicheremo di interazione tra le persone e diversi strati di servizi dello spazio. C'è lo strato dei parchi, lo strato dei negozi, lo strato dei trasporti, e quindi è bellissimo disegnarlo in tre dimensioni, perché ogni layer rappresenta una distribuzione di mappe e le persone che stanno sopra vedono tutto quello che c'è sotto e quindi si comportano tra loro e con quello che c'è sotto. Però la preoccupazione è che tanto lavoro e poi loro dicono non è più compatibile. E in quei casi non è semplice dire: ah, non importa, io non cambio versione, perché può darsi che quella versione non funzioni poi più con sistemi operativi nuovi. Per esempio, tutte le cose in Java ogni tanto cambiano la base di Java e smette di funzionare. Cioè, ad esempio, quel caso lì fa ben 2D mettendo tutte quelle variabili su. Ma era bello vederlo. Era proprio bello, soprattutto lei deve pensare di spiegarlo ad un pubblico di urbanisti. Allora, poterglielo far vedere, che proprio visivamente, digressione, colpa sua. La digressione è sulla importanza della visualizzazione, che non è soltanto per giocare fra noi, è per comunicare. Allora, io vi riporto, potrei riportarne tante, ma riporto due esperienze molto diverse. Parecchi anni fa, se andate sul mio sito web, trovate delle tesi legate al funzionamento dell'emergenza, che allora si chiamava 118, adesso si chiama 112, c'è una cosa che non sta male, insomma. Tutta colpa di una studentessa che disse: mi piacerebbe fare la simulazione del 118. E io dissi: comunque è bella idea, però non conosco nessuno. Un amico di mio fratello è amico del direttore del 118. Fantastico! Siamo andati a trovarlo, ho trovato un medico, cito volentieri, molto bravo, il dottor Giselli, che ho ringraziato anche in uno dei miei libri, che si è entusiasmato in pochissimo tempo. Gli ho spiegato cosa era la simulazione ad agenti e mi ha detto: ah, lei rifà il 118 in quel computer lì? Ho detto sì. E lui mi ha detto: mi interessa molto, perché io ho in mente dei cambiamenti e vorrei poterli sperimentare prima di farli. Perfetto. Poi c'è il teorema di Terna che dice che se il cambiamento ha funzionato nel computer, forse funzionerà nella realtà. Se non ha funzionato nel computer è meglio fermarsi, perché già si è visto. E producemmo 4 o 5 tesi. Il mio concetto di tesi è a tempo. Quando lo studente o la studentessa hanno lavorato per una quantità di tempo che io reputo giusta, anche se il lavoro non è finito, la tesi è finita, e consegnerà un lavoro che dà dei risultati provvisori e dice: bisogna ancora fare questo, quest'altro. No? E quando finalmente tutto funzionava, il quesito in quel momento era: quanti infermieri in reperibilità erano necessari? Quindi non stavano lì, ma stavano lavorando nell'ospedale di fianco, per cui potevano con una chiamata telefonica in 10 minuti integrare gli infermieri del 118. E gli abbiamo fatto una cosina che mostrava che
fenomeno era non lineare, che andava bene tra lui, perché se fosse stato lineare avrebbe avuto delle dimensioni immense alla reperibilità. Non vi spiego il problema, era molto complicato. E vide il nostro lavoro e mi disse che l'avevamo presentato essendo un toscano. Chi è toscano qui presente? Siete vivaci. L'avevamo presentato in un modo ripugnante. Ammetto che è vero, era assolutamente ripugnante. Gli studenti e io capivamo tutto, ma erano degli istogrammi che andavano su e giù. Non era, era lontano, era roba di 10-12 anni fa. Non erano ancora così diffusi degli strumenti per fare delle belle visualizzazioni. Certo, se si vedesse tutto, con le macchinine che si spostano, le chiamate, eccetera, si capisce un po'. Caso completamente opposto, una studentessa che poi si è, ha preso tutto l'arco di ricerca, bravissima, ed è diventata anni fa già funzionario di buon livello della Banca d'Italia. E Banca d'Italia, soprattutto nel servizio studi, ma anche in tutti gli altri servizi, ora si entra praticamente solo se si ha il dottorato di ricerca. E tra l'altro il concorso è difficilissimo. Stava lavorando insieme al servizio di controllo dei pagamenti interbancari. Ci sono dei lavori online miei con questa Claudia Biancotti. Stava lavorando a questo servizio. Il mistero, la difficoltà, è capire perché in un pomeriggio va tutto bene, nell'altro pomeriggio all'improvviso scatta una carenza di liquidità da panico. E la banca centrale in quei casi fa prestiti di liquidità per 24 ore per evitare che delle banche non paghino. Sarebbe bruttarello se succedesse. Però quel funzionario che è responsabile in quel momento, che fa un prestito di 3 miliardi di euro, non è contento, no. No. Può anche succedere. 200-300 milioni di euro senz'altro. Non è contento fino al mattino dopo quando dovresti trovare. Se si riesce a capire prima quello che sta succedendo, si può tamponare. Modello adeguazioni, questo sistema si chiama Real Time Gross Settlement System, RTGS, due S non se ne mette una sola, è un banco italiano perché il nostro sistema è stato adottato da tutti i paesi europei, quindi eravamo i più progrediti. Real Time perché deve controllare in tempo reale i pagamenti che stanno avvenendo, gross perché tutti i pagamenti sono lordi, non si possono fare pagamenti netti. Io devo a lei un euro, lei deve a me 900.000 euro, io le mando un euro, lei me ne manda 900.000, non facciamo che lei me ne manda 899.999, perché la banca centrale vuole vedere tutti i movimenti. E settlement system è un sistema di saldo dei saldi, pagamento dei saldi. A equazioni non si esce dal problema. Questa bravissima ricercatrice decide che è un bel caso da simulazione ad agenti. Scrive un paper interno, un paper interno, e lo manda su per i rami al vertice. La Banca d'Italia, non solo le altre banche centrali, ma la Banca d'Italia è estremamente verticistica. Pensate che poi io ho collaborato con loro, io lavoravo senza paga per questa cosa, la pubblica amministrazione, io ero pubblica amministrazione, però non potevo far gravare i miei viaggi sul dipartimento, non ha nessun senso. Quindi i viaggi me li rimborsavano loro e la firma del rimborso era del direttore generale, quindi del numero 2, perché il vice governatore non c'è. Quindi se il governatore sparisce, il direttore generale diventa governatore pro tempore. E dal vertice le mandano indietro col paper con scritto non interessa. Una persona normale si scoraggia, lei no. Ha fatto una simulazione tutta visuale e ha chiesto un quarto d'ora di attenzione per mostrargliela. Uno dei direttori centrali l'ha guardata e ha detto: ah, ma adesso ho capito, ci faccia. La forza della visualizzazione. L'aveva fatta molto bella, eh? Da qualche parte online in YouTube ci dovrebbe essere. Ci sono tutte le banche messe intorno,
La Banca d'Italia è un maniero, un castello, un mezzo. Le biglie sono verdi o rosse. Verdi se il pagamento è in tempo, rosse se il pagamento è in ritardo. Una banca esplode, boom, e i suoi pagamenti spariscono e in pochissimi cicli tutte le biglie diventano rosse. Quindi basta che uno si incricchi e tutto il sistema si blocca. Bellissimo, approvato, avanti così. E poi abbiamo fatto dei bei paper e anche qualche cosa di utile. Quasi. Ok, fine della digressione, scusate, colpa sua. No, scherzo. Torniamo all'economia. Il punto di partenza è sapere in un certo periodo di tempo quanto è stato prodotto. Vi ricordate che discutendo i vostri contributi di proposta ieri ho notato che numerosi, erate 5 in tutto, 3 su 5 non avevano citato la produzione come centro del problema dell'economia. Se pensate a categorie molto vaste di beni, che tipi di beni vengono prodotti in un intervallo di tempo in un luogo, in uno spazio? Diciamo in Italia, nel 2018. Immaginate le categorie più vaste possibili. Quindi lasciamo perdere alimentari, vestiario. Se vi vengono in mente, sono due. Se vi vengono in mente siete proprio bravi. Due. La tipologia, quale categoria di beni vi vengono in mente? Uno è ciò che introduce dei beni nell'economia, quindi da una materia prima. No, no, ho detto prodotti. 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 D'altronde anche le materie prime si producono. E no, non sarà mica un fisiocrate. Si sono estinti nel 700. Che tipi di beni sono stati prodotti in Italia nel 2018 immaginando due immense categorie? Materiali e immateriali. Sì, certo, ma è una sottocategoria. Di prima necessità uno. Costruzioni. Di prima necessità uno. Sarebbe carino, ma non... Beni, servizi, beni, consumo. Come lui. Beni, servizi, beni, consumo, materiali, immateriali. Io sto producendo un bene di consumo immateriale. Io. Poi non mi pagano, quindi a valore zero. Per la contabilità io sto facendo niente. Perché non ho una retribuzione. Allora, forza! Farmaci. No, ho detto, ce n'è due in tutto. Se mette i farmaci, poi deve mettere le scarpe, le posate, i gatti. I beni di consumo e i beni di investimento. I beni di consumo sono quelli che le famiglie acquistano, i beni di investimento sono quelli durevoli che vengono acquistati dalle famiglie. E adesso provate a smontare questo. Questa è la quantità di beni prodotta nel 2018 in Italia e la divido in due parti. I beni di consumo e i beni di investimento. Ho omesso il resto del mondo. Il resto del mondo non c'è. Quindi c'è solo l'Italia. Provate a smontarlo. Provare dei controesempi. Qualcosa che non sia consumo, non sia investimento. Forza, così impariamo. Se uno intende... La mia definizione è stata: i beni di consumo sono quelli acquistati dalle famiglie, sì. I beni di investimento sono quelli durevoli acquistati dalle imprese. Ok, se un'azienda si vota in borsa e poi in realtà perde tutto il suo valore. Ciò non esiste. Quella è una cosa che non esiste. L'economia non si occupa di quel così. L'economia si occupa di cose molto concrete, qui si inciampa. Ci sono, i servizi non tanto, perché gli investimenti sono ristretti alle imprese? Bellissima domanda. Cioè l'acquisto di una casa, ecco, sta un po'. Allora, lei come si chiama di nome così? Michele. Michele merita tre caffè. Allora,
ha beccato l'unica eccezione, la casa. La casa nuova. Perché se io compro una casa da lei, non abbiamo prodotto nulla. In verità abbiamo prodotto una cosa, se c'è stato un mediatore che ci ha fatto incontrare, che ha prodotto un servizio di intermediazione. Poi c'è il notaio che registra l'atto e ha prodotto un servizio notarile. Sono prodotti. Siccome sarebbe insensato includere nei consumi delle famiglie l'acquisto di case nuove, persino gli economisti hanno deciso che era insensato e ne hanno fatto un'eccezione. Però, se io compro un computer, io, tema, è un consumo. Se lo compro all'Università di Torino, è un investimento. Non importa. Sono piccoli errori. Sulle dimensioni che stiamo trattando, sono errori tutto sommato irrilevanti. Vistoso è un'automobile. Se io compro un'automobile, è un consumo. Se la compra la Terna S.p.A., che sapete è una delle più grandi aziende d'Italia, non c'entra niente, è un investimento. Se io compro un tornio, sono impazzito, compro un tornio a controllo numerico, è un consumo. Poi non so dove metterlo, magari. Ok? Invece, se un'azienda compra le patate per fare la purea di patate precotta, quello è semplicemente un addendo di un futuro bene di consumo. Quindi è un bene di consumo. L'unica cosa che ci interessa è l'aspetto finale. Ok? Lei prima di chi era il fisiocrate, era lei. La terra produce dei beni, ma c'è l'uovo anche, quindi è produzione. Cavare dalla miniera è produzione. Sembra che avrei diviso materie prime e beni trasformati. Se dovevo dividere in due. No, ti dico. Adesso vi faccio io un paio di domande. Noi siamo un'azienda un po' sfortunata, tutti insieme, abbiamo prodotto dei beni che non vuole nessuno. Cosa succede in quel quadro lì? Vengono classificati come investimenti? Può darsi, provi a argomentare. Ha delle buone possibilità di essere un economista anche se un fisiocrate. Io lo stimolo presenterei come quantità negativa nell'investimento. Perché negativa? Perché è un investimento perso. No, vede lei il cascalimone, gli aspetti che non ci interessano. Sto creando un magazzino, quindi è un bene che mi rimane e quindi è come se avessi comprato un tornio, solo che invece un tornio sono cassette di mele che non so cosa fare. Allora, cassette di mele non va bene. Chiavi inglesi, prodotte non vendute, va bene. Perché le mele no? Perché le mele non si conservano. Quindi se io ho prodotto un bene conservabile e non l'ho venduto, lo nascondiamo negli investimenti, come dice Michele. Se ho prodotto delle mele che nessuno ha voluto, mangio un quadratino. Perché quel bene è sparito. Cioè, non è male, lo buttate via. Ma è semplice, se entrate a ragionare in questo modo, è semplice. D'accordo? Non vuole buttare via le mele? No. Sono marci. Come il compostaggio. In quel caso, facciamo un ragionamento fino alla fine. Allora, è molto complicato. In realtà c'è il rifiuto. No, è molto complicato. Mettiamo su uno. È molto complicato. Perché prima registriamo il fatto che c'è stata una perdita nelle produzioni delle mele. Nel produrre le mele abbiamo... Ecco, vi devo fare un passo prima. Questa roba qui corrisponde ai redditi pagati nella stessa nazione nello stesso periodo. Per il fatto che è stata prodotta questa quantità di beni, sono stati pagati i redditi nella stessa misura a qualcuno. Perché? Perché per produrre io ho pagato stipendi, ho pagato interessi a chi mi ha prestato i soldi, ho pagato rendite ai proprietari, per esempio, della terra,
Poi ci sarebbero gli ammortamenti, ma siete troppo piccoli, ve lo spiego quando siete più grandi. No, lo facciamo, anche gli ammortamenti, ma adesso li confondo di te. E poi ci sono i profitti dell'imprenditore che ha fatto funzionare tutta l'operazione. Se le mele sono andate a male, probabilmente il proprietario della terra lo devo pagare. Gli operai che hanno raccolto le mele, se non ho lavorato in nero, gli dico arrivederci, grazie, mi sono sbagliato. Per la registrazione in Italia nessuno lavora in nero. No, ridetemi, rovinate l'effetto. Allora, le rendite le devo pagare. Alla banca che mi ha prestato i soldi, l'interesse lo devo pagare, se no mi uccido. Gli operai li ho pagati, perdo. Posso avere, se le mele vanno distrutte, ho una perdita corrispondente a tutti i redditi che ho pagato. Se invece le posso cedere a qualcuno che me le paga per fare compostaggio, la mia perdita è un po' più bassa. E quindi, invece di avere un buco grande così, avrò un buco grande, piccolino. Un po' più piccolino. Un prodotto della roba da compostaggio. Che non è il massimo degli affari. Anche la vendita, la cessione per un prezzo di rifiuti può essere un modo per ridurre i costi. Invece colui che dai rifiuti produce il compost e lo vende ha una materia prima che per lo più non paga, oppure paga pochissimo e poi ci paga lavoro, interessi, rendite. La schema è sempre lo stesso. Come si chiama quella misura lì? Ovviamente lo sapete già, l'avete detto mille volte. Si chiama in italiano prodotto interno lordo e in termini internazionali in inglese è gross national product. National è chiaro, è equivalente di interno. E product è product, gross è lordo. Perché lordo? Dove sta il lordo? Nella sostituzione dei beni non più produttivi. Questo investimento in parte sostituisce beni che non posso più utilizzare, il cornio che si è rotto, il computer che non funziona più, oppure si dice obsoleto perché confrontato con un computer contemporaneo è troppo lento. Quindi l'obsolescenza è la perdita di valore produttivo di un bene che continua a funzionare ma non è più conveniente, e quindi ragionando in termini netti, cioè tolte le sostituzioni, avremmo una misura minore. Però quello che è stato prodotto davvero è questo. Certo, non posso immaginare che questo aumenti la dotazione di capitale produttivo della nazione. Uso le parole con molta precisione. Capitale produttivo della nazione. Non è il capitale della terra SPA, non c'è per niente. È la somma di beni produttivi che abbiamo in funzione in Italia. Pausa per salvare il file.